Io stavolta non guardo. Stavolta di solito quando non guardavo mi portava fortuna. Oh cazzo, no, aspetta, una merda atroce. Però! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo ottavo episodio della Crazy Rocca Pokémon Nero. Nello scorso episodio, signori miei, nello scorso episodio, che cosa è successo? È successo che Tepix è evoluto due volte, prima in un Gastly e poi, signori miei, in un altro Mew. Abbiamo in squadra due Mew e come vedete, sotto suggerimento di un fottuto genio, Mew l'ho chiamato Mewtwo, con il 2, che però è anche un rimando ovviamente a Mewtwo il Pokémon. E nulla, il resto della squadra non è cambiato, Panseggio è rimasto a livello 26 e oggi andremo a esplorare il deserto della quiete, stavo per dire il castello sepolto, ma ovviamente andremo anche a esplorare quello. Voi mi dovete sfidare, no? Cosa dite di importante? Penso nulla, sposto un attimo il microfono. E signori miei, qua ci possiamo già fare una cattura, quindi direi di avventarci nella sabbia. Io vi ricordo che abbiamo trovato la Master Ball, quindi nel caso ci capiti un poco incredibile... Ok, fermi. Questo si evolve subito. Questo si evolve subito. Se lo prendo e gli do il condividi esperienza, questo si evolve subito. Fa schifo, è un Pokémon di merda, ma si evolve subito. Ok, ottimo. La cosa, raga, mi sta piacendo. Questi ultimi due episodi, nonostante le scorse evoluzioni, mi stanno piacendo perché finalmente trovo Pokémon che, Dio bono, si evolvono. Alleluia. Ole, preso Caterpie, vediamo il tipo, ma non ci importerà molto perché comunque... Tipo drago! Oddio! Che cattiveria, raga! Tipo drago per Caterpie. E nulla, gli andiamo subito a dare il condividi esperienza. In questo modo, condividi esperienza, spero di... Tra l'altro, sì, mi avete consigliato di ordinare gli strumenti, ma non li ordino perché non ho voglia di perdere tempo. Hai uno strumento, una benda scelta, che magari se fossi in competitive mi tornerebbe utile. Ora come ora è decisamente, diciamo, useless, come direbbero i miei amici britannici. Signori miei, fra pochissimo si evolverà Caterpie. Per questo Caterpie di tipo drago vi invito a lasciare subito un bel mi piace. E nulla, iniziamo ad affrontare questa infermiera che se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, in Pokémon Nero era però un medico. Fatemi sapere se non mi sbaglio, andatevi a rivedere gli episodi della Crazy Locke al massimo. Delibird contro Pansage. Ok, Pansage che è un altro Pokémon che dovrebbe evolversi, ma ringraziamo la pietra che non si fa trovare. Un disinvolta, cosa vuol dire? Fai diventare la mia abilità disinvoltura, giusto? Che non ho mai capito quale sia. Comunque qua c'ho dei cavi, raga. Se io muovo a caso le braccia, non è che sono spastico. No, dai, ma che sfiga devo avere per beccare l'unico Pokémon che non viene colpito dalla tempesta. Pensa a te. No, dicevo, non è che sono spastico se muovo il braccio, è che c'ho i cavi in mezzo al cazzo. Cioè, letteralmente proprio. C'ho le palle divise dai cavi. E vabbè, dopo sta puttanata direi che possiamo proseguire. Tra l'altro questa qua che si chiama Malcolm, ottimo, perfetto. E nulla, non vedo l'ora di vedere in cosa si evolve Caterpie. Adesso, mia raga, immaginatevi un terzo Mew. Cioè, come? Ok, cioè non può succedere, eh. Non può succedere che venga fuori un terzo Mew perché dovrei evolvere un Gastly. Però io mi immagino la scena, raga. La scena, tipo io che prendo questa lampada e la distruggo. I Dragon, perfetto. Questo qua è probabilmente un allievo di Gekis e questo è te. Delizioso, raga. Un bijou, come se non ne avessimo abbastanza. Ok, io con te non ho voglia di buttare nel cesso il tempo, quindi questo mi fa localizza, questo adesso mi fa una mossa di... Ecco, perfetto, iniziamo bene. Ok, per fortuna, almeno la sabbia colpisce sto coso. Lui fa due volte di fila, localizza, è stupido. Scodacciaio è super efficace, ok, perfetto. Confusione. Ok, calma, sto proprio andando in confusione, cioè letteralmente non sto capendo nulla con queste mosse randomizzate. Codacciaio di nuovo, lui fa sempre localizza perché è scemo. Codacciaio, ti mando a casa. Chissà che Fansage no, ma c'è il condividi esperienza. No, invece sarà livello 27. GG per lui. E Caterpie livello 19, quindi raga, si evolve. Dopo 4 minuti di parte, prima evoluzione dell'episodio, io non ci sto a credere, raga. 100.000 like.
Io stavolta non guardo. Stavolta di solito quando non guardavo mi portava fortuna. Che cazzo, no, aspetta, una merda atroce. Però! Però! Non l'ho mai avuto un Hitmontop! Non ci credo! Ghigliottina! Anche lui! No, vabbè. Vabbè, vabbè, non ho parole. Tolgo ripeti. No, raga, non ho parole. Fai attenzione alle scottature, ma vai tranqui. Raga, Hitmontop, veramente non l'ho mai avuto in team. Voglio vedere il tipo. Voglio assolutamente vedere il tipo. Normale. Cioè, la volta che trovo un bel Pokémon è di una merda. Cioè, una merda di tipo. Le statistiche. Cioè, le radici non si muove. Però ha un ottimo attacco, delle buone difese. Questo potrebbe essere un buon Pokémon. L'abilità, cosa ho visto? Solar Potere. Ok. Ok. Allora, per questo episodio gli tengo il condividi esperienza. E poi, nel caso, lo allenerò un pochino fuori parte. Perché nel prossimo episodio, salvo imprevisti. Il che vorrebbe dire perdere la serie. Affronteremo Camellia. Comunque iniziamo ad affrontare un po' di allenatori. Vi anticipo che forse non li sfiderò proprio tutti tutti. Ora non lo so ancora in realtà. Cubone, perfetto. Cubone contro Pansage, che adesso però tolgo perché vanno allenati anche gli altri. Ok, dai, forza Pansage, mostrami che il tuo codacciaio non è stato fatto, non ti è stato insegnato invano. Ok, vabbè però. Idropulser fallisce, lui viene colpito dalla tempesta, perfetto, così si ragiona. Codacciaio che... Calma. Oh, brutto colpo, perfetto. Giudizio, mi sembra che bisognava ricaricarsi prima di attaccare, vero? Perché se non fosse così... Io me la sono rischiata troppo. Minchia, tutti a darmi baccafrago, raga. Va bene che sono nel deserto, fa caldo e non ho la crema solare e tutto. Però, 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 però. Intanto il cane sotto impazzisce. Ottimo. Messaggio Libek. Che sarà, boh, Libecciopoli, che ne so io. Sì, è Libecciopoli. Ok, perfetto. Questo qua mi dava la sabbia soffice, se non ricordo male. E qua, tra l'altro, dovrebbe esserci un riferimento al personaggio di Nero. Ora, l'ho balzato malissimo. Però lui dice: sei la seconda persona che mi rivolge la parola. Mentre in Pokémon Nero diceva: sei la prima. Io prego sempre che queste siano pietrafoglie. Invece, no, è passato quello della palestra. Ha perso l'acqua fresca, evidentemente. È possibile che non c'è nulla. Così inutile sta zona. Ah, oh, buono sapersi. Vediamo un po' qui. Un antidoto, cioè sto trovando gli strumenti più merda qua dentro. E tra l'altro, se non sbaglio, in Pokémon Nero questa zona qua era accessibile. Nel senso che non era coperta dalla sabbia, ma c'era una stanzetta in cui entrare. Comunque, prima di andare ad affrontare altri allenatori, ci brasiamo, cheat, quest'altra cattura qua dentro. Vediamo un po' che cosa ci viene fuori. Ma prima tu avevi un'utilità. Ho capito due cose sulle sabbie mobili. Se passi al centro cadi giù. E se le attraversi di corsa vieni risucchiato dalla sabbia e cadi comunque. Grazie per la tua utilità impressionante, oserei dire. Ok, allora, se non sbaglio, in Pokémon Nero 2, a differenza di Pokémon Nero, questa zona qua è visitabile fin da subito, ma attenzione, cattura. Zubat, cioè, io... Boh. Cioè, sto trovando tutti i Pokémon che finalmente si possono evolvere. Zubat, se non sbaglio, si evolve al 22? 22? Una cosa del genere. E volendo io a sto punto, però, al condividi esperienza, lo do a lui. Perché se magari alla fine di questo episodio metti caso che arriva al 22, si evolve pure lui. Erba Elettro, perfetto. Quindi metto in sidebar anche lui perché adesso vedremo di evolverlo. Ah, e comunque Hitmontop, consigliatemi dei soprannomi da dargli perché ora che è forma finale, giustamente se ne merita uno anche lui, povero Cristo. Chi sono gli altri per avere un soprannome e lui no? Oddio, raga, ho sei membri in squadra, non ci voglio credere. Me la son tirata, dovevo star zitto. Dovevo stare molto zitto. Allora, se scendo di qua, dove finisco? Non mi ricordo assolutamente. Ma se non sbaglio, in una zona dove c'era uno strumento.
No, c'era un fottuto allenatore. Ottimo. E vabbè, senti, dai, ti sfido, capito? Vieni qua, caro mio, anche perché, raga, devo sfidare gli allenatori perché voglio assolutamente evolvere coso, quindi altrimenti non li sfiderei, cioè mi sembra anche giusto, no? Ok, parte la sfida di Alex, ragazza ricca, che manda in campo un Venonat. Tu non puoi sfruttare così i Pokémon del mio Koga. Comunque sì, nel caso lo stesse chiedendo, sto registrando di sera, sono le 6:30 e spero che la luce qua stia funzionando bene. Cioè che poi non è una luce professionale, perché ci sono gli youtuber che si comprano le luci della Madonna, io invece sono qua con la lampada che uso per leggere. Rogodenti, beccata. Allora, velocizziamo un attimo, statico te lo mette sempre nel culo, non c'è storia. Questo Venonat qua deve avere un'ottima difesa. Vabbè che anch'io c'ho un attacco di merda, però in supplemento al mio attacco di merda anche una buona difesa secondo me. Ok, possiamo proseguire magari con un repellente? Che dici? Ce l'avessi? Infatti. Ok, proseguiamo. Ho preso un respiro perché devo abituarmi all'idea che incontrerò 100.000 Pokémon. Appunto, perfetto. E sono tutti Zubat, come nella peggio grotta. Che poi, tipo, in Pokémon XY, siccome i Pokémon nelle grotte sono solo Zubat, hanno pensato bene di chiamare una grotta Grotta degli Zubat, tipo una roba del genere. Non mi ricordo bene come l'hanno chiamata, però c'era tipo un riferimento agli Zubat. Musharna contro la Pippa. Vai cara Pippa, vediamo Graffio, un Graffio ignorante. In Furia Seme cos'è? È la mossa di Shaymin. Ottimo. Allora, io sono di tipo psico, quindi che cazzo mando, mo? Mando Mewtwo. Cioè, Mewtwo più che altro. Devo abituarmi a chiamarlo Mewtwo, raga. Gemmo Force, madonna. C'è il moveset di Cristo! Ok, calma. Questo potrebbe essere un problema, raga. Potrebbe essere un problema. Infuria Seme, ok. Vediamo se... No, cazzo. Allora, il punto è, se mando in campo Panseggio e la Pippa, muoiono. Rischiano di morire tantissimo. Se mando in campo Hitmontop e Zubat, ancora peggio. Se mando in campo Adamo Buono, le stesse debolezze di Mew, abbiamo visto che Gemmo Forza fa malissimo. Quindi, ora, però questo Mew ha la difesa speciale abbassata di molto, quindi io devo sperare che Gemmo Forza sia stata randomizzata bene. D'altro canto non posso permettermi un incendio perché perderei un turno. Quindi raga, provo un Iperzanna. Godo, sì cazzo. La tensione, raga. La tensione proprio. Ok, perfetto, 741 punti esperienza per Zubat, che mamma mia si sta sempre più avvicinando al suo destino. Non so cosa sto dicendo. Me ne ricordavo di meno. Ah, ma finisce qua questa zona. Perché poi l'altra zona sarà raggiungibile da Libecciopoli attraverso l'antico sentiero. Ok, perfetto. Tu hai Bulbasaur, c'è proprio il mainstream fatto a Pokémon. Ok, ho fatto Dragofuria, ma in realtà ci ho cliccato a caso. Tentenna non può agire, meglio di così non penso potesse andare. Porca puttana. Pippa, devi attaccare. Ok. Sei ironico? Cioè, gli stai facendo una sega? Oh, dimmelo di che tipo sei, mannaggia te. Ho miscliccato. Ok, fermi. Allora, devo switchare. A meno che Graffio non ti sciotta. Vediamo. Raga, scusate, di che tipo è? È possibile che... Quattro mosse sono tutte poco efficaci. Quattro. Quattro mosse ho usato. Rivincita. Devi stare fermo. Foschisfera. Vabbè che è dello stesso tipo di Dragofuria, quindi sono un coglione. Iperzanna, non lo so. Oh, e non lo butto giù. Ma dai. Muori. Oh, e la Madonna, ci voleva tanto. Zubat livello 19 e vuole imparare a attaccare. Non ho visto il moveset, sapete. Oddio che merda. Allora, vabbè, comando cura non è pessima. Gran fisico può tornare utile. Spora non attaccherà neanche per sbaglio. Mazzuolegno
Vabbè. Vabbè, attacca dita non gliela insegno che è utile come, non lo so, utile come, come, non lo so, come ruggito. Non lo so, non sono ispirato. Paralizzante. Che merda abnorme proprio. Ciao, lei? Una, di nuovo tu, perfetto. Ma che bella conoscenza, fuggiamo. Co2. Forse devo iniziare, raga, a, non, a prendere un po' meno alla leggera queste cose qua, ossia le fughe, perché poi i Pokémon ci schiattano così. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Allora, usciamo da sto posto perché siamo già a 15 minuti e devo andare in giro a esplorare sto deserto. E soprattutto vorrei evolvere sto Zubat. Maledetto, mamma mia che reppa. Ok, usciamo di qua, curiamoci un attimo i Pokémon, se solo mi fossi ricordato di prendere i rimedi. Ma sicuramente non li avrò presi. E non sia mai. Ok, però Deo grazie. Io t'avevo sfidato. O forse no. Paragli, Dio che infarti. Questo coso qua è la morte civile, raga. È la morte civile. Io mando Adamo Buono, che è l'unico a full vita, sperando che non mi faccia una mossa che mi mandi giù. Acquanello, ok, perfetto. Allora, tempesta di sabbia ci infligge danni. Lui è immune per qualche motivo arcano. Calcio rullo, devi morire. No, devi, non ci, ci sia anche brutto colpo. Allora, la cosa già non mi sta piacendo. Muori. Oh, non muore. Mirabilzona cosa faceva? Scambiava le statistiche. Quindi, che cazzo succede? Non lo so, succede che muori, spero. Ok, perfetto. Olè, olè, olè. E dovrebbe esserci un altro che è un corso, la Pokémon che ho sfottuto nel mio... nel video se la seconda generazione fosse la settima. Tra l'altro è uscito quello riguardante la terza, finalmente, dopo tantissimo tempo. Spero che vi sia piaciuto. Cioè, in realtà non è ancora uscito. Fate conto che questo video dovreste vederlo lunedì, credo. E sto registrando mercoledì. E devo registrare in fretta perché poi devo andare a studiare scienze. Sapete che ora che è iniziata la scuola ho anche meno tempo per i video. Infatti vi sarete accorti che ad esempio le news di Sole e Luna non le porto più perché torno a casa da scuola e non è che ho tempo di mettermi lì a fare la news. Perché non tanto perché devo studiare quanto perché devo preparare i video per le settimane dopo. Quindi... diciamo che quello, sì, è un po' un problema. Comunque, no, minchia se c'hai la mamma puttana. Fino al midollo, Tirtuga mio, tu ti evolvi al 40. Meno male che non t'ho trovato, caso mi schiattavi subito. No, figa se c'hai la mamma infame. Allora, vieni qua. Ole. Curati i Pokémon, fatemi vedere un attimo come si è messi. Dai la pippa, mostra la tua vera potenza. Proseguiamo, raga, se faccio una doppia evoluzione anche in sto episodio, boh, non lo so, miracolo. Ok, perfetto, se trovo un Magmar so cosa fare. Bene, questo coso qua, t'ho cercato, caro mio Magmatore, ho cercato il tuo fratellino per tutta la scorsa Crazy Lock. Magari potevi presentarti un po' prima una scuro, vuole dirmi dov'era, sapete com'è. Sarebbe stato utile. Tu, vieni qua, donzella. Stai viaggiando, sei tutta sola, forse vuoi un po' di calore. Vieni qua. Sto impazzendo, sì. Tristian, Cicorita, perfetto. Quello di prima aveva Bulbasaur, non lo so. Vogliamo fare la carrellata di starter di tipo erba? Non lo so, Rowlet non ce l'avete? Rogodenti. Perché le mosse di La Pippa non attaccano nessuno? Perché? Qualcuno mi spieghi. Muori e regge. Però tentenna e mo muore. Ole, mamma mia, La Pippa sempre il migliore. Di distacco, tra l'altro. Cioè, che bestia, raga. Di qua mi sono perso qualche allenatore, dubito, quindi posso proseguire, perfetto. Ho una bella vita, vieni qua. Lol, l'ho già affrontato, sì. Ah, però a te non t'ho affrontato. Esatto, tra l'altro, raga, vi giuro che non so dove sono, io mi perdo sempre in sto deserto, poi... Ti prego, fagli male. Figurati, infatti. Tanto figurati, le mosse di sto coso qua sono... non sono efficaci contro nessuno. No. Che culo. Che culo di merda. Che culo galattico, bro. Cioè, non riesco a trovare un aggettivo. Siamo a 19 minuti. Ok, no, di tempo ce n'è. Allora, curiamoci a Pippa. E tu?
Un deserto sconfinato, come il cazzo che me ne frega. Eh? Raga, mi ha dato qualcosa che non so cosa sia. Penso qualcosa legato all'intramondo. Io sarò sincero, l'intramondo nei giochi Pokémon in quinta generazione non me lo sono mai filato. PS su. È partita la caccia alla pietra foglia, io ve lo dico. Se la vedete in giro, catturatela. Ci metto la taglia sulla testa, Jigglypuff. Questo qua per fortuna che non si metterà a cantare, perché altrimenti, cioè, lo già bestemmiare in chiesa. Rogodenti, ciao. E legge. No, invece, anziché cantare, sputa le bave. Perfetto, ci sta tutto. Rogodenti, no, mille bave, figliolo caro. Figliolo caro, muori. Ole. Dai Zubat, però, sali di sto cazzo di livello che ti voglio evoluto. Cazzo, il deserto è come una spiaggia gigante, dai facciamo... Non è vero, perché... Non è... Magari fosse come una spiaggia gigante, tu hai un Hypno. Ottimo. Cioè, proprio il miglior compagno di viaggi che si può desiderare, no? Cioè, se devo scegliere tra una bella ragazza e Hypno, è ovvio che scelgo Hypno. Prossimo compagno di Ash da Lola. In realtà non saranno i capi delle isole, ma sarà Hypno che entrerà dopo nella serie, perché io sbircio i piani della Game Freak e mannaggia a me, devo sostituire il Pokémon. Mandiamo Adamo Buono, mamma mia raga, mi ero dimenticato di quanto fosse ignorante il suo nome. Cosa posso farti? Un calcio basso cattivo, ma proprio diretto, che non ti ho fatto nulla. È una battaglia di calci, raga, ci tiriamo pedate sulle gengive di cattiveria, continua così, Adamo Buono, caduta libera. Ecco, ad esempio, se questa mossa qua fosse di tipo roccia sarebbe un problema. Non ha effetto, è di tipo terra! Nel culo, coglione, muori, ole. La pipa 27, dai, Zubat al 21, ole, dai che ci stiamo avvicinando, raga. Ci stiamo avvicinando, we are getting closer, we are getting closer, proprio con l'accento bello. Pietra foglia. Eh? Corona. Ah, corona antica. Dovrebbe essere in carcere, evaso. Che orecchie per intendere intenda. Questa qua era una battuta molto triste. Sì, la definirei proprio triste. Come questo Pokémon che deve rompere sempre il cazzo. Una puzzola di merda. Vai via. No, non ti vuole neanche tua madre. Pure tua madre si vergogna quando la saluti. Ok. Bene. Forse sono stato un po' troppo cattivo con quel povero Stanky. Già, hashtag creepy senza cuore. Sì, direi che ci può stare. Ok, questo qua dovrebbe essere tipo l'ultimo strumento profumfungo. Ho trovato il Parasect morto. Allora, dubito che ci siano altri allenatori qua in giro. O se ci sono io non ne vedo. Allora, mi curo con l'infermiera Joy. Che poi non è infermiera Joy in teoria, però vabbè. E che altro si potrebbe fare qua in giro? Direi nulla. Sto andando a fare un giretto per vedere se me ne sono perso qualcuno, ma dubito sinceramente. E allora butto giù un po' di Pokémon selvatici a sto punto, raga. Così almeno facciamo evolvere Zubat. Quanto ti manca, caro mio Zubat? 935 punti esperienza. Quindi raga, io faccio una cosa. Taglio. E ci rivecchiamo nel momento esatto in cui Zubat si sta evolvendo. Ok ragazzi, è arrivato a livello 22. E signori miei, per la seconda volta di fila, e sembra un cazzo di miracolo, doppia evoluzione. Non guardare mi porta bene, ma stavolta voglio mandare a puttane le scaramanzie. Allora, il Pokémon mi fa cagare. È inguardabile. Però, non giudichiamo il Pokémon dall'apparenza. E andiamo a vedere il suo tipo, invece. Ora, no, Bull è troppo rischiosa. In una Nuzlocke, così, no, non me la sento. Ho detto, mannaggia a te, di no. Bien mi fa cagare, sinceramente. È un Pokémon che ritengo davvero orribile. A differenza di Elgiam, che è davvero bello. Bien l'ha rovinato. Tipo spettro. Vabbè, potrebbe andare peggio. Ottimo. Ottima l'abilità, ottime le statistiche, mi piace perché questo qua può andare a sweepare quando vuole. Sì, ecco, è inutile gran fisico qua. Qua è decisamente inutile gran fisico. Mazzuregno può fare tanto male. Sì, ha dei lati positivi questo Pokémon, ma anche negativi, direi. Quindi, vabbè, troverete sia Hitmontop che BM allenati e spero anche nominati per il prossimo episodio.
Voi comunque consigliatemi come al solito i loro soprannomi da dare, perché boh, può darsi come ho scelto il soprannome che aveva consigliato uno di voi per Mew. Potrei scegliere tranquillamente uno sempre consigliato da voi per questi due nuovi Pokémon. E nulla, mentre io mi sto dirigendo a Scirocopoli per concludere la parte, vi ricordo di passare da tutti i social in descrizione e di rispondere alla domanda del giorno. Passate da Instagram, che è molto importante, perché lì posto foto riguardanti la mia giornata, quindi se ci sono imprevisti lo saprete anche tramite Instagram. E poi è un social molto bello, molto intuitivo e molto rapido, a differenza magari di Facebook ad esempio, che lo trovo un po' più complesso. Instagram l'ho provato ed è decisamente migliore. Comunque, dopo aver sponsorizzato Instagram, che mi ha pagato davvero tanto per dire sta cosa, io spero che questo video vi sia piaciuto. A me questa parte è piaciuta davvero tantissimo, perché abbiamo evoluto due Pokémon e non si sono evoluti in un fottuto terzo Mew. Abbiamo tenuto Itmotop e BM, quindi un like per loro due. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale se non l'avete ancora fatto e passate dai social che saranno in descrizione. Rispondete alla domanda del giorno e noi ci becchiamo in un prossimo video.